Ciao, oggi prepariamo delle maschere per carnevale. Allora, per preparare delle maschere di carnevale possiamo utilizzare della glassa fondente. Prendiamo delle mascherine di quelle di plastica, in modo da avere una superficie bella liscia da poter mettere sopra la nostra glassa fondente e poterla staccare bene, zucchero a velo, codette colorate e zuccheri colorati, se vogliamo del colorante, se abbiamo un unico colore di glassa fondente e vogliamo ottenerne degli altri. Procediamo con la preparazione. Stendiamo, come prima cosa, la nostra glassa fondente. Foderiamo la mascherina per staccarla con più facilità con della pellicola e posizioniamo la nostra glassa fondente al di sopra. Coloriamo con del colorante alimentare gli altri pezzi di pasta in modo da creare della varietà cromatica. E adesso giochiamo con le decorazioni. Io vi do qualche idea. Cominciamo con questi zuccherini un po' più grandi che metteremo sul bordo esterno della mascherina, alternandoli ovviamente gradatamente a seconda del vostro gusto. La preparazione della nostra mascherina è terminata. Bisogna farla asciugare, quindi prima di staccarla lasciatela un po' di tempo in modo che si secchino tutti gli ingredienti tra di loro. Per la decorazione della seconda mascherina invece utilizziamo il fondente colorato. Quindi prepariamo, prendiamo un po' di giallo e un po' di verde e stendiamolo facendo un porciglione. Finito il nostro cordoncino colorato, terminiamo con la granella di zucchero. Anche la seconda mascherina è pronta. Lasciamola asciugare prima di staccarla. Con il fondente colorato avanzato, prepariamo dei coriandoli e delle stelle filanti. Per preparare le stelle filanti prendiamo dei cannoli, quelli che vengono utilizzati per fare i cannoli siciliani per la frittura. Intorno a questi avvolgeremo il nostro fondente colorato. Con uno stampino prepariamo dei coriandoli. Le nostre preparazioni sono terminate, quindi le stelle filanti sono appoggiate sui cannoli, si devono asciugare e i nostri coriandoli invece sono pronti. Non ci resta che assemblare tutto o sulla tavola se vogliamo utilizzarli come segnaposti o in un piatto per fare un centro tavola.